Presidente Gianni Tanzi, i progetti e gli obiettivi per questa stagione? Dunque, come tutti ormai sanno, nel mondo della pallamano la nostra squadra è stata costruita soprattutto su giovani e l'obiettivo principale per noi è quello della salvezza prima di tutto, e poi se riusciamo a qualificarci per le playoff sarebbe già un grande risultato per noi, perché abbiamo cercato di attingere soprattutto localmente i giocatori, i ragazzi, farli crescere ovviamente con un incremento di qualche straniero per dare un po' di un'ulteriore qualità alla squadra. Quindi sono abbastanza fiducioso, perché tra le altre cose prima del campionato abbiamo fatto un torneo dove abbiamo vinto questo torneo, quindi per noi già è stata di grande soddisfazione, perché i giovani locali hanno dimostrato veramente un attaccamento alla maglia e anche alla città di Teramo. Quindi un auspicio positivo per questo quarto anno di partecipazione al campionato nazionale di Elite? Beh, sicuramente sì, ovviamente noi andiamo avanti secondo i nostri mezzi economici e secondo le nostre possibilità, cercando di fare bene e non strafare. Oggi per il quarto anno consecutivo la presentazione della Tecnoelettronica, che anche quest'anno partecipa al campionato nazionale Elite di pallamano. Quale soddisfazione intanto? La soddisfazione l'hai detta tu, che anche quest'anno partecipiamo al campionato di Elite con una squadra soprattutto di teramani, che abbiamo in questi 3 anni di mia gestione abbiamo cresciuto dei giovani teramani che per il primo anno giocano in un campionato d'élite. Quali sono le aspettative per quest'anno? Noi, le nostre aspettative è fare crescere questo movimento della pallamano a Teramo, come c'è sempre stato, con ragazzi teramani che abbiamo fatto quest'anno la maggior parte dei giovani che stanno in nazionale teramana, quindi cerchiamo di raggiungere la salvezza immediata. Una delle partite importanti che andrete ad affrontare? Le partite noi le affrontiamo sempre, tutte importanti per noi sono, perché ci dobbiamo salvare prima possibile, perché i ragazzi poi lo stress di giocare le partite appunto a punto ancora non sono abituati, perché appunto sono molto giovani, quindi cercare di non mettere tanta pressione addosso ai ragazzi e giocare le partite prima possibile, raggiungere questa vittoria.